Devo andarmene dalla spiaggia. Sam! Sam, mi senti o no? Proviamo lungo la riva. Devo salire più in alto. Cerca un punto più alto per capire dove sei. E dai, Sam, rispondimi! Sam! Mi senti? Grazie a Dio le nostre scorte. Che cavolo! Lo sapevo. È vuota. È un buon segno. Forse le ha prese sano. C'è di buono che non posso più perdere niente. A parte la vita. Sto parlando da solo. Il primo segno della pazzia. Diamine. Ok. Sto bene. Sto bene. Oh, merda! Non mollare, Nate. Non mollare. Diavolo!
Magna. Sam. Forza. Dove sei? Merda. Devo raggiungere quella maledetta montagna. Non muoverti, Sam. Sto arrivando. Ghiacciata. Ok, la direzione è giusta, almeno credo. Proviamo da questa parte. E sono al punto di partenza. No, no! Forza, forza! Ugh!
Ok. Si sale. Oh, merda! No! È stato un salto niente male. Wow. Non è rassicurante. Wow, 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 wow. Oh, accidenti. Beh, è temprante. Hai visto qualcuno che passava di qui? Alto, smilzo, pieno di stupide idee sul tesoro dei pirati. Pessima giornata, eh?
Poveri balordi. Volevi arrampicarti? Con quegli stivali? Certo che non ti serve più. Sì, funziona. Sono certo che non ti serve più. Sì, funziona. Ci siamo quasi. Merda! Oi, oi! Nemici in arrivo! Ho visto qualcosa! Un movimento tra gli alberi!
Siamo nel cuore della giungla, qui. Si muove tutto. Io non vedo niente. Ok, gente, falso allarme. Ma tenete gli occhi aperti. Andiamo. Ah sì, staremo a vedere. Fatti vedere! Merda, dove è andato? Controllate ogni angolo e ogni fessura! Un momento. Cosa hai trovato? Tutto libero. Non fare niente. Braccia,
Sì. Speranza! Davvero?
siamo?
Ok. E adesso? Cos'è? Caspita, che storia atroce. L'equipaggio di Burns ha avuto fortuna quanto me con questo tesoro. Troia! Per poco non ti ammazzavo. Sam, stai bene? Sì, sono ancora in piedi. È bello che tu sia ancora vivo. Andiamo. Un tesoro ci aspetta. Un attimo, Sam. Che stiamo facendo? Che vuoi dire? Voglio dire che le scorte sono sul fondo dell'Oceano Indiano. Allora andiamo a rubarle all'esercito di Nadin. Sì, a proposito. Siamo noi contro un esercito. Per ora ce la siamo cavata bene. Finendo dispersi in mezzo al nulla. Stavamo cercando di venire qui. Sì, ma avevamo un piano di fuga. Senti, la butto lì. Proposta assurda. Perché non scendiamo e rubiamo una delle barche di Wraith? Le barche aspetteranno. Sai perché siamo qui? Perché la mia salvezza ha un prezzo. Ok, e per saldarlo entreremo in quella giungla e troveremo Libertalia. Tu hai trovato qualche traccia di un'enorme colonna pirata? Perché io non ho visto nulla. È un po' tardi per i ripensamenti, non credi? Senti, possiamo prendere in considerazione l'idea che il progetto di Avery di un'utopia pirata è fallito e ci siamo lasciati trasportare da questa suggestione, invece di trovare una reale soluzione al tuo problema? Se taccerò quest'isola, palmo a palmo, se serve, finché non troverò il tesoro. Quindi, se sei confuso sul motivo per cui sei qui, puoi tornare a casa, Nathan. Ehi, tornare a casa? Mi prendi in giro? Hai idea di cosa ho sacrificato per essere qui? E quello che ho sacrificato io? Eh? Gli ultimi 15 anni della mia vita? Non c'entra nulla con tutto questo! C'entra con tutto questo e come? Che c'è? Puttana. Vuoi ancora andare a casa? Vediamo che altro scopriamo.
Che mi prenda un colpo. Non male come inizio. Già, speriamo che il resto non sia sepolto sotto secoli di polvere e rocce. Bicchiere mezzo. Di qua. Sam, qua su. Arrivo. Nessuno in casa. Questo posto ha visto giorni migliori. Già, al tetto serve un ritocco. Speriamo solo che non ci crolli in testa. Sam, di qua. Ok, ci sono. Andiamo da questa parte. Quanta polvere. Questo passo mi verranno dei quadricipiti da paura. Ah, non vedevo l'ora di sgranchirmi. A chi lo dice? Una cassa, ho un'idea. E andiamo. Attento! Guarda, ci siamo. Questa devi vederla. Niente case, strada larga. Si direbbe un quartiere commerciale. Sì, grazie dell'analisi, Nathan. Dai, cosa vedi? Vuoi proprio sentirmelo dire? Voglio proprio sentirtelo dire. Ok. Libertalia. Libertalia! La mitica utopia pirata a lungo perduta, scoperta dopo 300 anni dal mitico Samuel Drake. E dal più giovane e meno affascinante fratello che ha avuto la fortuna di accompagnarlo. Sai, sapevo che avresti fatto qualcosa di buono. Guarda che non è la prima città perduta che scopro. Shh, dai. Goditi il momento. Da dove cominciamo? Che dici di quell'edificio laggiù? Ah, intendi quello con le torri di guardia? Sì. Scopriamo cosa facevano la guardia. Per me va bene.